Salve e ben ritrovati con l'altra campana, il nostro spazio di approfondimento quotidiano. La scorsa settimana abbiamo visto un po' come si sta muovendo sullo scacchiere nazionale e locale il centrodestra in vista delle politiche della primavera prossima. Ma c'è un altro campo importantissimo che è quello che riguarda il centrosinistra e in particolar modo il rapporto, se ci sarà un rapporto tra il Partito Democratico di Matteo Renzi e l'ala di Articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti, che sta comunque crescendo e che da spina del fianco ora potrebbe, il condizionale d'obbligo, diventare un interlocutore. Ne parliamo con l'onorevole Arturo Scotto, vice coordinatore nazionale di Articolo 1, incapitanata per l'Assemblea Provinciale in vista poi dell'appuntamento importante dei primi di dicembre. La mossa, la, diciamo, la proposta politica uscita dalla direzione nazionale del PD per usare un gergo degli scacchi è un'apertura o un arrocco, che poi è l'ultima, l'unica mossa? che uno scacchista può fare per preservare il re? Ma mi sembra che Matteo Renzi sia stato rieletto segretario del Partito Democratico nella direzione lunedì. Addirittura la sua maggioranza si è allargata con il supporto del presidente di questa regione che prima era collocato alla minoranza. Renzi ha detto non cambia nulla. Le proposte che hanno caratterizzato il Partito Democratico in questa legislatura, dal Jobs Act alla buona scuola alle questioni ambientali, restano i capisaldi del programma del Partito Democratico. Tuttavia ha delegato Fassino a dire prova se riesce a allargare la maggioranza. Ho l'impressione che si tratti di un'apertura molto tattica, il classico gioco del cerino, ma gli italiani vogliono capire invece se si inverte la rotta. E secondo voi si inverte? Cioè, ci, sono le cioè, ci sono le condizioni per con Matteo Renzi parlare prima di tutto di questioni programmatiche? Io penso proprio al Jobax e alla buona scuola. Oppure appunto... Le condizioni ci sarebbero se si prendesse atto della realtà. La destra da tre anni la fa da padrona. Ormai sembra che la politica sia una partita a due tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Berlusconi addirittura redivivo, torna a dare le carte. Ci sarebbe da approfondire, ci sarebbe da vedere che il Jobs Act è stato un fallimento, abbiamo regalato 23 miliardi alle imprese. E abbiamo il record dei contratti a termine precari, lavoretti che non riescono a cambiare la vita delle persone. La buona scuola è riuscita a separare il popolo degli insegnanti dal campo storico della sinistra, addirittura affidando il destino di migliaia e migliaia di docenti a un algoritmo peraltro sbagliato. E poi, Sull'ambiente si è scelta la strada delle trivelle piuttosto che della grande scommessa delle energie rinnovabili. Se questi temi tornano al centro dell'agenda politica e si cambia radicalmente rotta, noi siamo per discutere con tutti. Ma abbiamo l'impressione che Matteo Renzi rivendichi i risultati che non ha raggiunto. Ma è anche eh, plausibile pensare che se Matteo Renzi dovesse rinunciare al Jobax dovrebbe certificare il totale fallimento delle, della sua azione politica di questi anni Quindi Vabbè, è ma difficile 7 contratti su 100 nell'ultimo anno sono a tempo indeterminato se si può definire contratto a tempo indeterminato il contratto a tutele crescenti che ha cancellato l'articolo 18. 18 di fronte a questo un gruppo dirigente illuminato riflette, guarda i dati, fa un tagliando rispetto alle proprie politiche, non continua invece sulla strada di prima che evidentemente si è rivelata fallimentare. È del tutto evidente che se cambia lo schema, non è che chi ha giocato a zona fino all'altro ieri poi può giocare a uomo, e quindi significa che bisogna cambiare anche l'allenatore. Lei tocca ma mi un sembra, scoperto in questi Ma per gli italiani ma mi, sembra, ma mi sembra che questo ragionamento, come non alberga nella Federazione Italiana Gioco Calcio, non alberga nemmeno il partito, il partito Democratico. Democratico. Senta Ascolto, secondo lei lei lo ha detto proprio all'inizio, la direzione nazionale sembra aver rieletto anche con l'appoggio a questo punto del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che faceva parte della minoranza è rimasto all'interno del Partito Democratico come minoranza, lei invece questa mossa di Emiliano come la colloca, come la legge? Ma come il naturale compimento di una figura che nel corso degli ultimi anni si è contraddistinta per diverse giravolte. Ora nessun giudizio morale, ma un giudizio politico molto severo, sì, tu non puoi dichiararti alternativo e poi dopo qualche mese, proprio nella fase più dura dello scontro a sinistra, metterti dalla parte di chi ha alimentato lo scontro a sinistra. Se eh, guardiamo il calendario ci accorgiamo che è passato un anno dal referendum costituzionale eppure mai come questo anno sembra essersi bruciato rapidamente e per molti 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 italiani si sono anche eh, bruciate già condizioni di vita difficili ma la politica in questo anno alla fine cosa ha fatto il parlamento in questo anno cosa ha fatto ma gentiloni ha avuto il merito di abbassare la temperatura dello scontro non era scontato avevamo un premier che alle 7 del mattino faceva il primo tweet e alle 10 di sera l'ultima dichiarazione di guerra ai gufi, ai rosiconi, ai pessimisti, agli ottimisti. E quindi insomma, evitare di andare a dormire la sera con il patema d'animo e la paura dell'ennesimo scontro, dell'ennesimo conflitto è un fatto positivo per la salute. Ma dal punto di vista delle politiche ho l'impressione che sia cambiato molto poco. La CGL ha raccolto milioni di firme per abolire i voucher. Un referendum, quel referendum è stato accolto. Il Partito Democratico e Gentiloni hanno fatto una legge ad hoc per eliminare integralmente i voucher, salvo poi ripensarci e un mese dopo inserirli. Quatti quatti all'interno della manovrina di correzione dei conti pubblici di nuovo i voucher. Sulle grandi questioni di civiltà, a partire dallo Jussoli al Biotestamento, molti proclami, addirittura qualche ministro ha fatto lo sciopero della fame, di poche ore per la verità, e poi però siamo sempre lì, non si capisce se verranno approvate. E sul piano delle politiche economiche nemmeno un euro sugli investimenti, ma di nuovo mance, bonus e regalie varie che non invertono il ciclo economico e produttivo di questo Paese. Articolo 1. Che ruolo giocherà Grasso, il Presidente del Senato? Grasso è una grande personalità e mi fa un po' specie che qualche pivello del Partito Democratico Abbia deciso eh, di indicarlo come responsabile della sconfitta in Sicilia. Dovrebbero prendersela innanzitutto con loro stessi e aver immaginato un accordo con la destra nel momento in cui il granaio elettorale della destra veniva svuotato o da Musumeci o dal Movimento 5 Stelle. Grasso rappresenta un pezzo dell'Italia. Che ha fatto cose per questo Paese, a partire dalla lotta senza quartiere alle mafie e che ha presieduto con grande onore e con grande competenza la seconda eh, Carica dello Stato. Di fronte a tutto questo, occorrerebbe maggiore rispetto. Addirittura, vedo che. Dal PD arrivano attacchi rispetto al fatto che lui verrebbe meno con le sue dichiarazioni pubbliche insieme a Laura Boldrini alla sua funzione istituzionale. Beh, Fini lo fece la scissione no, con Berlusconi è, da Presidente Anacchia, cioè, È già stato un precedente. È abbastanza curioso perché eh, tre, me, tre settimane fa era ancora iscritto al Partito Democratico ed era terzo. Appena lasciato il Partito Democratico è diventato improvvisamente quarto. Di parte. Di parte. È un modo di concepire le istituzioni abbastanza eh, discutibile. D'altra parte, sono gli stessi che hanno promosso contro il loro governo una mozione su Banca Italia che rappresenta un precedente gravissimo rispetto alla divisione e all'equilibrio dei poteri dello Stato. Andiamo un po' alla, come dire, alla, composizione interna di articolo 1. Eh, una parte importante di Sel è confluita in articolo 1, lei, molti altri, anche in Puglia. Che ruolo giocherà, se giocherà un ruolo, Nichi Vendola? Ma Nichi Vendola. Perché una di qualche, qualche settimana fa, insomma, dopo un lungo periodo di silenzio, insomma, qualche dichiarazione l'ha fatta, è sembrato... Di nuovo scendere in campo. Ma io ritengo un fatto positivo che Niki riprenda a calcare la scena della politica nazionale. È sempre stato uno straordinario uomo di governo, una personalità di assoluto valore, un leader del migliore riformismo meridionalista. E se dentro questo progetto di riunificazione delle forze progressiste. Democratiche di sinistra, Nichi Vendola giocherà un ruolo e solo un fatto positivo. Come sta andando il radicamento nel territorio? Perché c'è molto fermento, naturalmente in politica poi la partita si gioca anche rispetto ai mugugni, ai mal di pancia che ci sono nella base del Partito Democratico, stato, ci sono congressi in grande bollizione, penso in Campania, penso anche quello che è successo in Capitanata, come vi state muovendo, come sta andando il radicamento nel paese, dove è più difficile, dove è più semplice? Beh, noi intanto dopo appena sette mesi dalla nascita di questo movimento, noi lo abbiamo chiamato un movimento perché sapevamo che dovevamo essere un tassello di una riorganizzazione più grande di un campo di forze del lavoro, del progresso. Possiamo dire che abbiamo diverse migliaia di scritti, circa 40.000, merce rara in una fase in cui i partiti politici sono percepiti come qualcosa di cui disfarsi. Abbiamo radicato su tutto il territorio nazionale soprattutto nel mezzogiorno una forza che ha peso vitalità, capacità non solo di affrontare le grandi questioni nazionali, ma di avere un piede piantato nella realtà territoriale, dalle questioni ambientali, dalle questioni urbanistiche, produttive della Puglia come della Campania, come della Calabria. Pensi soltanto ieri 100 dirigenti del Partito Democratico, alcuni dei quali anche eh, portatori rilevanti esperienze istituzionali hanno deciso di aderire in blocco ad articolo 1. E così via in Puglia come nella Campania. Perché? Perché proviamo ad essere un luogo aperto, cooperativo. La parola cooperativa è una parola che andrebbe recuperata nel lessico della sinistra. Invece, nel corso degli ultimi anni, eh, la sinistra ha coinciso con la parola competitivo. Noi dobbiamo essere invece la sinistra della cooperazione e, dunque, costruire luoghi dove è bello fare politica, dove è bello confrontarsi, dove si può andare in maggioranza o in minoranza, ma ci si riconosce nel senso che c'è lo spazio e la possibilità per tutti di esprimere il proprio pluralismo. Un'ultima domanda, il 2 dicembre nuovo simbolo, nuovo nome? Ma noi lanciamo un progetto per l'Italia che metterà al centro le, le bandiere non soltanto della sinistra, ma di un nuovo umanesimo, le bandiere della libertà, dell'uguaglianza e del progresso. Lo faremo, la lo faremo attraverso una uh, assemblea eletta dai cittadini. Uh, il 25 e il 26 su tutto il territorio nazionale ci saranno assemblee aperte dove i cittadini potranno recarsi in ogni luogo organizzato da uh, questo, queste forze che aderiscono al progetto. Di una lista e di una soggettività unitaria dei progressisti, eh, verseranno un obolo di 2 euro perché siamo una forza priva di risorse, né vogliamo andarle a chiedere a grandi eh, lobbisti o a eh, diciamo, come dire, imprese dipendenti dal pubblico, vogliamo che la politica torni a essere autonoma. I cittadini discuteranno Sono delle il programma, eleggeranno 1500 delegati. Quei 1500 delegati il 2 dicembre a Roma voteranno il simbolo, la carta d'intenti e chi dovrà guidare questa forza politica alle prossime elezioni. Ma che avete ci 6 il 2 dicembre? In... Memoria del 4, del 4 dicembre. Ma no, abbiamo, scelto, abbiamo scelto il 2 dicembre perché, perché era, era uh, una data disponibile sul calendario che ci consente dopo quel passaggio di continuare a radicare questa forza. Indubbiamente, indubbiamente. Il 4 dicembre rappresenta uno spartiacque. Solo qualcuno non se ne è accorto. Ma i cittadini italiani hanno rifiutato l'idea della democrazia, della delega all'uomo solo al comando. E l'uomo solo al comando non tornerà più, perché la Costituzione si è rivelata più forte delle alchimie, dei desideri, delle prepotenze di un solo leader politico. Grazie all'onorevole Scotto, vice coordinatore nazionale di articolo 1, e quindi seguiremo eh, quello che accadrà. Eh, quindi anche a Foggia in Capitanata si potrà poi partecipare per appunto eleggere i eh, delegati che al 2 dicembre eh, definiranno eh, l'architettura di quello che un anno fa eh, nacque come movimento proprio dopo il referendum eh, costituzionale e eh, la vittoria di coloro i quali, come ha ricordato Scotto, si opposero al cambiamento e allo stravolgimento della Carta Costituzionale. Grazie ancora grazie per essere stato in, con noi, grazie a voi. Ci vediamo domani.